Siamo con Villa Parens, nota azienda vinicola. Cosa avete portato di buono quest'oggi? Allora, Villa Parens, un Blanc de Blanc, metodo classico. Il classico è una ribolla gialla in qualità di vitigno autoctono di questa zona e mi auguro futuribile per questa regione. Perché si chiama Blanc de Blanc e non Blanc de Noir? Blanc de Blanc perché vuol dire che le uve che lo compongono sono tutte di natura bianca, tutte a bacca bianca. Blanc de Noir è quando invece la bacca è nera, rossa, e quindi c'è un'estrazione della parte bianca, della polpa, e non c'è il contatto con la buccia, quindi questo è il componente. Ormai è un prodotto che facciamo da 40 anni, siamo stati i primi in zona a fare un metodo classico ed è un prodotto che ci distingue insomma, in maniera piacevole e importante. E piace molto. Ma insomma, 40 anni, se non abbiamo smesso di farlo, vuol dire che incontra. Dire che incontra successo. Che gradazione alcolica ha? Beh, siamo sui 12,5 siamo. Poi noi, no. è una delle nostre caratteristiche da 50 anni ormai, non superiamo mai 12,5 gradi. Una cosa che nostro padre ha cominciato, nel momento in cui ha deciso di non usare mai il legno in cantina, ha deciso anche che 12,5 gradi erano sufficienti per l'equilibrio dei vini di questa zona. Molto interessante. Elisabetta, l'altro vino che avete portato? Bianco Fermo, che è una ribolla gialla, sempre un vitigno autoctono ed è un vino che noi lavoriamo assolutamente in acciaio, è una prerogativa della nostra elaborazione, della nostra filosofia di presentare dei vini freschi, piacevoli, eleganti, fruttati, sempre facendo attenzione, come diceva Giovanni poco fa, alla gradazione alcolica, che è una componente importante. Non bisogna esagerare. Assolutamente. Allora, Villa Parens ha creato un abbinamento con il ristorante Locanda Devetac. Esatto. Quale pietanza avete portato in abbinamento? Questa sera abbiamo portato un piatto molto fresco e uno tzatziki carsolino fatto con ricotta e yogurt, arricchito con le spezie, con le erbette del Carso e con una spuma di sedano selvatico, sopra una dadolata di cetriolo e le briciole di pane. Molto fresco, buono per la serata, ovviamente buonissimo e soprattutto ideale con i vini di Villa Parens.